Valmalenco, Roberto Dioli, ricerche senza tregua, investimento ferroviario mortale a Talamona. La Guardia di Finanza ha chiuso un sito di calzature contraffatte, poi a Sondrio il tavolo riforme, proposta entro l'estate, la Lilt Running, prevenire è vivere e come sempre lo sport, lo sci, sorelle Curtoni in coppa, ora siamo alla pari. Questo ed altro nel notiziario di TSN. Benvenuti. Ancora nulla di fatto in Valmalenco per le ricerche in corso dalle prime ore di questa mattina di Roberto Dioli, 27enne di Caspoggio, uscito nella mattinata di mercoledì per un'escursione e non più rientrato a casa. Vediamo. Esito negativo purtroppo per le ricerche di Roberto Dioli, 27 anni, di Caspoggio, dalla sera di mercoledì 20 aprile disperso in Valmalenco. Il giovane, verso le 6 del mattino, era uscito per un'escursione sci-alpinistica in direzione del Pizzo Valon, ma nel tardo pomeriggio il ragazzo non si era ancora fatto sentire, tantomeno era rientrato a casa. Così i familiari hanno deciso in serata di allertare i soccorsi. Le ricerche si sono intensificate con l'alba. Nelle prime ore della mattinata è stata ritrovata l'auto del 27enne, una Fiat Panda, mentre alcuni indizi avrebbero spostato le ricerche in località Sasso de Forà, a circa 2300 metri di altitudine, dove nella giornata di ieri si è staccata una grossa valanga. Impegnati in quota 36 soccorritori, di cui 3 unità cinofile e 2 elicotteri del 118 e dei Vigili del Fuoco, unitamente al soccorso alpino e agli uomini della Guardia di Finanza. Le operazioni di ricerca risultano molto difficili, considerato il persistere dell'alto pericolo di valanghe, e proprio la slavina staccatasi 24 ore prima si teme abbia travolto Roberto. Nella zona battuta infatti sarebbe stata trovata la traccia in salita di uno sci alpinista, che però si interrompe improvvisamente. Le ricerche proseguiranno fino al tramonto. Se l'esito resterà negativo, riprenderanno con le prime luci di venerdì. Ed è stato purtroppo trovato privo di vita verso le 13 in località Ghieri, piazza di Dentro, nel comune di Val di Sotto, un 76enne del posto. L'anziano era uscito a tagliare della legna quando, non vedendolo rientrare la famiglia, ha chiamato i soccorsi. All'origine del decesso, con tutta probabilità un malore, impegnati nel ricostruire l'accaduto i carabinieri di Tirano. Incidente mortale questa mattina a Talamona, dove un uomo è stato travolto dal treno. Circolazione ferroviaria sospesa dalle 8.20 alle 11.40 di questa mattina sulla linea Milano-Lecco-Tirano per l'investimento mortale di una persona, avvenuto fra le stazioni di Ardenno e Morbegno. Nell'incidente, nel comune di Talamona, ha perso la vita un uomo del posto di 50 anni. Immediato l'intervento della Polfer, della Polizia di Stato e dei Carabinieri, unitamente al personale RFI e alle forze di soccorso, Vigili del Fuoco e 118. La linea è stata interrotta per permettere all'autorità giudiziaria di effettuare i rilievi del caso. 4 i treni regionali che hanno registrato ritardi fino a 50 minuti, 10 quelli limitati nel loro percorso con le corse interessate, sostituite localmente da Trenord con un servizio di autobus. Rallentamenti sono stati registrati in entrambi i sensi di marcia anche sulla statale 38, nel punto interessato dalle operazioni di soccorso. Circolazione regolata con senso unico alternato dagli uomini della polizia locale. La viabilità è tornata alla normalità al termine delle operazioni in tarda mattinata. È stato chiuso dalla Guardia di Finanza un sito di vendita online di calzature contraffatte. Vediamo. Grazie alla segnalazione di una donna che, aperta la scatola, si è accorta subito che gli stivali di marca UGG comprati a prezzo scontato su internet non erano originali, la Guardia di Finanza della Tenenza di Tirano ha scoperto un sito di vendite online di calzature contraffatte. Tutto, effettivamente, era stato pensato ad hoc per far cadere nella rete ignari acquirenti. Interfaccia grafica del sito perfettamente clonata con tanto di copyright 2016 dal sito ufficiale www.agaustralia.it e prezzi concorrenziali, quel tanto che basta a rendere l'affare allettante e non far sorgere sospetti. Inoltre anche la denominazione ed il dominio IP.it, la cui registrazione è consentita ad organizzazioni
privati residenti in uno Stato dell'Unione Europea e il sistema di pagamento gestito da maggiori circuiti di moneta elettronica non lasciavano presagire dubbi sull'autenticità e l'originalità dei prodotti. Peccato che dietro a questo sito si celasse in realtà una consolidata triangolazione transfrontaliera del falso, che dalla Cina esportava calzature UGG contraffatte verso l'Unione Europea con destinazione Olanda e successivamente da lì tramite il vettore poste.nl verso l'acquirente finale sul territorio italiano. La fantasia peraltro non mancava agli ideatori della maxi truffa, i quali hanno ben pensato di registrare il sito in Olanda utilizzando il nome di un noto prodotto calzaturiero di altra griff, ovvero Air Max. I finanzieri del nucleo mobile della tenenza di Tirano hanno accertato così che una volta effettuati gli ordini telematici, l'accredito avveniva su conto corrente acceso a Pechino, mentre i contatti telefonici indicati nel sito consentivano di localizzare il recapito a Shenzhen, notoriamente capitale del falso. Le fiamme gialle, coadiuvate nell'esecuzione delle articolate indagini tecnico-informatiche dai finanzieri specializzati in computer forensics e data analysis, hanno così richiesto ed ottenuto il sequestro e l'inibizione del sito su ben 68 provider e sono tuttora in corso indagini atte ad individuare i componenti della rete criminale del falso. Ed ora continuiamo con il nostro notiziario, ci spostiamo nel capoluogo valtellinese dove è stato istituito oggi il tavolo delle riforme. Vediamo. Si è tenuta oggi allo Ster la seduta di insediamento del tavolo istituzionale di confronto della provincia di Sondrio, dedicata alla riforma del sistema delle autonomie in Lombardia, presieduta dal sottosegretario regionale alle riforme istituzionali e agli enti locali Daniele Nava, con il sottosegretario di Regione Lombardia ai rapporti con il Consiglio regionale politiche per la montagna Ugo Parolo, alla presenza del presidente della provincia di Sondrio Luca Della Bitta e degli amministratori locali. L'obiettivo è quello di voler in qualche modo come Regione Lombardia gestire un processo che è quello che deriva dal superamento delle province che la legge Delrio ha di fatto messo sul tavolo, anche se in maniera lacunosa, con problematiche di disarticolazione dei territori che già sono presenti e che vanno gestite. La Lombardia non è una regione come le altre, è la regione più importante d'Italia, è uno Stato nello Stato, tra virgolette, e quindi ha il dovere di trovare una soluzione che vada bene per il suo territorio e che possa in qualche modo essere rappresentativa anche per altre regioni meno complesse e numericamente meno significative. Per questo abbiamo deciso di intraprendere questo lavoro su indicazione del Presidente Maroni e di arrivare a formulare un documento di sintesi che recepirà in qualche modo anche le istanze che arrivano dai territori provinciali. Questo tavolo serve per iniziare a discutere, far capire che in realtà la modifica costituzionale non parlerà solo della riduzione dei costi della politica, come vuole farci intendere il governo Renzi e in particolare il primo ministro, ma in realtà questa riforma costituzionale rivede profondamente l'ordinamento della Costituzione, trasferendo praticamente quasi tutte le competenze verso il centro, verso lo Stato. La proposta dovrebbe venire formulata entro l'estate con il contributo di tutte le province, ribadita durante l'incontro la necessità di un ente intermedio, a maggior ragione in Valtellina e Valchiavenna, tra comune e regione. La provincia di Sondrio è, per il territorio provinciale di Sondrio è un ente irrinunciabile, la provincia di Sondrio però deve essere un ente istituzionalmente dignitoso, quindi votato dai cittadini, il presidente della provincia deve essere messo in condizione di poter fare il presidente della provincia, quindi legittimato a farlo, con dei collaboratori. È impensabile da un lato pensare di attribuire ulteriori risorse e competenze alla provincia, dall'altra pretendere che il Presidente della provincia lo possa fare a gratis e magari facendo anche il sindaco di un comune importante. Far conoscere le principali novità introdotte dal Jobs Act e approfondire gli effetti della riforma in atto sui contratti di lavoro, a partire dall'apprendistato e dai rapporti a tempo determinato. Con questo obiettivo gli enti bilaterali territoriali della provincia di Sondrio organizzano il convegno Jobs Act, il riordino dei contratti di lavoro. L'incontro si terrà a Sondrio venerdì 29 aprile a partire dalle 14.30 in Camera di Commercio. Interverrà Francesco Natalini, docente a contratto di diritto del lavoro dell'Università Ca' Foscari.
Ed ora parliamo con Elisa Compagnoni della Lilt Running. Vediamo. Prevenire è vivere. E questo lo slogan che la Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori della sezione di Sondrio, lancia in occasione della Lilt Running, la corsa in rosa che da 6 anni a questa parte è diventata un appuntamento fisso per Morbegno. Dalla colonia fluviale della città del Bitto, il 25 aprile partirà la competizione non competitiva per sole donne, ha specificato Virna Tavelli, volontaria della Lilt. 7 chilometri da percorrere insieme, unite nella lotta contro il cancro. L'obiettivo è raccogliere fondi per comprare un nuovo ecografo ginecologico che poi verrà utilizzato qui presso la nostra sede. E a quanto pare il sostegno non manca. In sede infatti sono già fioccate le iscrizioni. Sì, già sono arrivate circa 370 donne iscritte che hanno già pagato la quota di iscrizione e ritirato la maglietta, mentre una settantina di iscrizioni sono arrivate via email. Prevediamo 1500 donne quest'anno. Vediamo di raggiungere il traguardo. Quest'anno testimonial della manifestazione saranno tutte le donne, le stesse che possono trovare sostegno e cura presso gli ambulatori della sezione di Sondrio, ed i numeri confermano la bontà dei servizi offerti. Allora, all'anno saranno circa 10.000 persone, circa 10.000 persone, effettuiamo visite di diverso genere, visite ginecologiche con ecografia transvaginale e pap test, mammografie, ecografie, visite otorino e dermatologo. I ragazzi della scuola media Santa Maria di Livigno parteciperanno a una lezione speciale. Sabato 23 aprile, a partire dalle ore 11, saliranno in cattedra gli atleti ambassador della località che hanno da poco concluso la stagione agonistica nelle discipline dello sci alpino, sci di fondo, snowboard, biathlon, freeski e freeride. A tu per tu con gli studenti, che spesso sono ancora giovani atleti in erba, ci saranno fra gli altri Dorotea Virer e Roberto Nani. Il confronto con chi ha scelto di fare l'atleta di professione è un tema particolarmente sentito per una località alpina che vive di sport e turismo. Per questo dare la possibilità ai ragazzi di dialogare con campioni di varie discipline diventa un'occasione di riflessione sul futuro professionale e scolastico. Siamo in chiusura, prima di lasciare la parola ad Elisa Compagnoni vi ricordo il sito radiotsn.tv e vi invito a seguirci anche online su Facebook e Twitter all'account Radio TSN. Scriveteci all'email redazione@radiotsn.tv. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, al prossimo appuntamento con l'informazione. Lo sport. Buonasera amici sportivi, ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alla nostra rubrica. Questa sera iniziamo con lo sci. A stagione conclusa abbiamo incontrato le sorelle Irene ed Elena Curtoni che ci hanno fatto un bilancio di questa stagione. Tempo di bilanci per gli sport invernali. Sulle piste di Santa Caterina Valfurva, in occasione della manifestazione benefica Scia con i campioni, abbiamo incontrato le sciatrici Irene ed Elena Curtoni. Proprio Elena, la più giovane delle due sorelle, ha raggiunto il suo primo podio in carriera nella finale di Coppa del Mondo a St. Moritz. Un terzo posto raccolto nella disciplina lei meno congeniale, la discesa libera, a coronazione di una stagione molto positiva. La stagione è andata bene. Chiaramente non ci si accontenta mai, però credo sia una cosa positiva perché si cerca sempre di più il limite. E in certi momenti avrei potuto raccogliere di più, però il primo podio è stata una grande soddisfazione. È pienamente soddisfatta Irene, comunque pronta a ripartire al meglio per la prossima avventura. Ho avuto un po' più di alti e bassi, diciamo non posso non essere contenta, ma vorrei un po' di più, quindi parto già per l'anno prossimo con una mentalità vincente, diciamo. Le due sorelle si sono bonariamente promesse la battaglia. L'anno prossimo si tenta la conquista di un altro podio. Eh sì, anche perché ne ho fatto uno, adesso siamo pari, bisogna staccarci, o uno o l'altra. E ora invece passiamo al calcio. Michele Scaramellini, giocatore del Sondrio Calcio Juniores, è stato convocato per il 26 aprile a Terno d'Isola in provincia di Bergamo per una seduta di allenamento in occasione della Juniores Cup 2016 organizzata dal Dipartimento Interregionale. Ed ora invece passiamo alla pallavolo. È la Pentacom ad aggiudicarsi la vittoria nei campionati provinciali di prima divisione femminili, svolti domenica presso la Palestra Torelli di Sondrio. La squadra del capoluogo ha però dovuto lottare fino al tie break per contendersi il titolo, vincendo per 3-7-2 contro il Piateda. Con questa vittoria la Pentacom si è aggiudicata il titolo di campionessa provinciale, acquisendo così anche la possibilità di partecipare al campionato regionale di Serie D del prossimo anno.
nella finalina per il terzo del quarto posto si sono invece scontrate Pallavolo Alto Lario e Unione Sportiva Bormiese, con la prima che ha prevalso sulla seconda per 3-7-1. Ed ora invece passiamo alla corsa. Come iniziare al meglio la giornata se non con un allenamento in compagnia a scopo benefico? Questo è il format vincente della Kikiriki Run, promossa per la seconda volta dal team Valtellina mercoledì 20 aprile a Morbegno. Alle 5.45, 70 amici con le donne dalla Lilt di Sondrio si sono ritrovati per un allenamento all'alba di circa 7 km per le vie della città del Bitto. Al termine colazione in compagnia alla pasticceria Dolce Forno e poi via tutti a casa per una doccia ristoratrice, consapevoli di poter cominciare la propria giornata avendo già fatto una buona azione, aver sostenuto la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Prossimo appuntamento, sempre per sostenere la Lilt Sondrio, il 25 aprile con la sesta Lilt Running, la corsa camminata per sole donne di 7 km, con partenza e arrivo nella colonia fluviale di Morbegno. E con questo si conclude il nostro notiziario, vi auguro buona serata, sentirci domani amici sportivi.